Nicola Dello Russo, campione regionale, te l'aspettavi questo exploit? No, non mi aspettavo questo risultato perché ho mancato tanto in palestra, tanti allenamenti, però è andata a buon fine. Ci sta. Me lo sono meritato perché diciamo sono molto diciamo esperto, cioè. Determinato? Sì, determinato, sì. Quindi hai carattere per andare avanti? Sì, sì. Vuoi andare avanti fino a ripetere le gesta di Cardamone, il tuo maestro? Eh sì, è normale. Proveremo a arrivare a quel livello, almeno quello. Quali sono le tue caratteristiche tecniche? Io sono fighter, sarebbe che combatto da vicino, molto da vicino. Questo comporta ad avere tanta cattiveria e pure tanta tecnica. Come mai hai iniziato questo sport, che non è per tutti, comunque è una disciplina molto dura, no? Perché da piccolo ero molto iperattivo, nel senso che mi serviva una cosa per sfogare e quindi ho trovato la box per darmi uno sfogo. E poi è venuto tutto quello che ho passato, tutti gli incontri, eccetera, eccetera. Da quanti anni tu fai questo sport? Sono quasi sei. Quindi sei venuto da ragazzino, sì, da bambino? Sì, 12 anni. Il tuo segreto, tra virgolette, la tua arma migliore qual è sul ring? La forza. La forza e concentrazione. Soprattutto concentrazione, stare calmo, tanto calmo. C'è un idolo che in qualche modo tu insegui? Sì, a parte il maestro. A parte Agostino Cardamone, sì. Chi è? Tyson. Tyson era molto cattivo, feroce. Sul tanto ring. Cattivo, tantissimo. E io prendo spunto da lui. Pure combinazioni, tutte queste cose qua. Tu ti vedi pure i filmati, sì, la dinamica dei match. Tutti i match. Conosci tutto di Tyson. Sì. Come si muove. Un po' i momenti, sì, sono difficili, però col tempo ti impari. E vai per esempio, al di là del ring della box, vai a scuola? No, non vado a scuola, ho lasciato perché voglio dedicare tutto a box. Mattina curro, eccetera, eccetera, tutto quello che faccio allenamento. E quindi dedico tutto a questo sport, che credo e spero che sarà il mio futuro. Perché tu, come dicevi, vuoi arrivare in alto. Sì, quindi devo dare tutto, perché i ragazzi si allenano, quindi devo allenare pure io, molto più di loro. Quante ore ti alleni? La media è di 5 ore al giorno, 5 ore e mezza. Poi l'alimentazione pure. Sì, è importantissima l'alimentazione, se no il fegato si appesantisce, eccetera, eccetera. Nonostante sei un bellissimo ragazzo, nessuna grazie, fidanzata, grazie. Niente fidanzate no, per il momento. No, per ora no. per avere la massima concentrazione. Sì, devi stare concentrato, soprattutto ora che devo fare i campionati italiani. Ecco, i campionati italiani per te rappresentano un appuntamento di prestigio, cosa ti aspetti? Mi aspetto dei risultati perché me li merito alla fine, perché mi alleno tanto e quindi voglio conquistare questo titolo, che me lo merito secondo me. Lo dedichi a qualcuno in particolare il titolo regionale? A mio padre. Tuo padre è Saverio? Sì, cioè mio padre è rimasto Saverio. Contento Saverio? Sì, è rimasto contentissimo. E tuo nonno Nicola che ha detto bravo, continua così. Un'altra bella soddisfazione con Nicola Dello Russo, campione regionale. Sì, infatti doveva disputare due match, il primo è stato così annullato, il secondo match l'ha vinto in 10 secondi, veramente un bel risultato. 10 secondi di match, nemmeno il tempo di presentarsi. No, lui infatti ha provato una cosa che abbiamo provato proprio nell'iscaldamento. Abbiamo provato questo guancio sinistro e è andato subito a segno, l'avversario non ha retto, è andato giù. Quali sono le caratteristiche vincenti di Nicola Dello Russo? È un buon fighter e ha tanto coraggio, ha il coraggio da vendere. Si deve impegnare un po' di più con gli allenamenti e può avere grossi risultati. E fisicamente pure lo vediamo strutturato. Sì, come si dice, è una quercia.
di, come hai detto prima, una certa che rende di più l'idea della fisicità. Dialetto è una certa, sì. Ecco, può ripetere Nicola le gesta del suo maestro, cioè tua, di Agostino Cardamone? Sì, come ho detto prima, se si impegna con gli allenamenti, la preparazione atletica, fisicamente ci sta, e poi è coraggioso e può dare tanto, può fare veramente grossi risultati. Adesso arrivano i campionati nazionali e questa è una meta davvero di prestigio per lui, ma anche per te, no? Sì, per me è una grossa soddisfazione. Per lui, se si impegna, penso che ce la può fare, però ripeto, se si allena abbiamo abbastanza tempo per poter affrontare questo campionato al meglio. Ecco, intanto vediamo anche il poster su cui c'è raffigurata un'altra, sì, tua allieva che comunque ha raggiunto un ottimo livello, a livello nazionale. Sì, Pia Regione, che è diventata campionessa italiana Under 22. E abbiamo ancora un'altra ragazza che ha disputato già 3 combattimenti, si chiama Alondra, è una ragazza venezuelana che è un po' come lui, è una ragazza coraggiosa e si impegna tanto. Penso che quest'anno abbiamo delle belle soddisfazioni. Insomma, nonostante tutto te le stai prendendo le soddisfazioni da maestro, da istruttore, nonostante la crisi, nonostante comunque adesso lavori anche nei cantieri e sei tornato alla tua vecchia veste di operaio. Sì, fare il carpentiere non è un lavoro brutto, mi dà la possibilità di stare all'esterno, perché a me non piace stare all'interno, perciò diciamo non è un brutto lavoro. La soddisfazione me la danno loro con le loro vittorie. Io dico sempre: la vostra vittoria è la mia vittoria, la vostra sconfitta purtroppo è la mia sconfitta. Magari con tutti questi successi che stai avendo come istruttore, chissà che dai vertici nazionali arrivi finalmente una chiamata per te. Sì, infatti con tutti questi belli risultati mi hanno fatto crescere la barba. Ah, quindi questa è una forma di protesta, allungarsi la barba. È una segnalazione ai vertici della box nazionale. No. Come già un'altra volta, io sono orgoglioso dei miei ragazzi, perché sono dei ragazzi educati, fanno un pugilato pulito, non sono scorretti, sanno comportare sia nella vita che sul ring, perciò ripeto, sono orgoglioso di loro. In questo periodo che comunque stai superando brillantemente, chi ti sta più vicino? Il nostro delegato CONI, il presidente Giuseppe Saviano, che mi aiuta con la preparazione atletica dei nostri ragazzi. Infatti Dello Russo sta seguendo lui sul campo CONI e penso che lo porterà al top. E poi devo dire la verità che tu hai una moglie straordinaria, perché devo dire lei che allena te anche a bordo ring, no? Sta sempre con te, e questo è davvero un straordinario come impegno, come sentimento, come tutto. Sì, mi aiuto tanto in palestra, perché io alleno solo i ragazzi, non mi posso distrarre, perché più sono vicino a loro più riesco ad avere dei risultati, perché i miei ragazzi rendono di più. Mattia Testa pure frequenta la palestra, l'Accademia di Agostino Cardamone. Come ha iniziato questo sport, questa disciplina? Allora, ho iniziato questa disciplina grazie a mio padre, perché anche lui ai tempi, quando era giovane, frequentava questo sport. E diciamo che mi ha avvicinato lui soprattutto a questo sport, perché comunque quando ero piccolo, come diciamo tutti i ragazzini, frequentavo il calcio e anche un po' di nuoto. Tu di dove sei? Io sono di Atripalda Centro. Dove speri di arrivare facendo box? Io spero di andare, diciamo, andiamo per passi, piano piano. Spero prima di conquistare quest'anno il titolo italiano, Elite. Poi l'anno prossimo, se tutto va bene, fare qualche incontro internazionale e poi passare professionista, diciamo, tra un annetto e mezzo e due. E spero anche di fare risultati tra i professionisti. Al di là del ring, sì, al di là del ring, passioni, impegni. Allora, al di là del ring frequento l'università di Fisciano e sono iscritto alla facoltà di scienze motorie, insomma, sempre l'ambito sportivo. Dicevi che comunque tu sei ambizioso, vuoi raggiungere. Sì, spero appunto di anche quello che è l'Olimpo dei professionisti. Esatto, spero che un giorno diventerò anche io campione del mondo. Diciamo che mi sto impegnando abbastanza, sto dedicando molto a questo sport. Sono riuscito a trovare appunto il punto di equilibrio tra studio, perché anche lo studio è importante, e lo sport. Il tuo idolo nella box? Il mio idolo nella box è Thomas Hermes, che mi ha fatto conoscere il maestro.
e diciamo che io rispecchio molto lui, il suo stile di combattimento. Qual è il suo stile? Uno stile molto, siccome anche lui era un pugile longilineo, quindi alto, uno stile molto a distanza, molto lunga distanza soprattutto, perché avendo delle leve lunghe non poteva accettare lo scontro diretto da corpo a corpo. E diciamo che anche io sto seguendo i suoi passi, ogni tanto vedo dei suoi video su YouTube appunto per prendere qualche spunto. Allenarsi con un ex campione del mondo come Agostino Cardamone, che significa per te? Allora, avere un totem a bordo ring? Allora, esprimo molta fiducia, perché giustamente molti maestri non hanno l'esperienza che ha il maestro Agostino. Giustamente il maestro Agostino, essendo ex campione del mondo, sa appunto non farti pesare il match, ti prepara al meglio e appunto stiamo parlando comunque di un campione, ex campione del mondo. Quindi tu l'hai mai visto in TV? È normale, io le registrazioni. Sì, ho visto tutti i video su YouTube e veramente sì, possiamo dire veramente è stato un campione. Quante ore ti alleni qua in palestra? Diciamo alle 6 termino di lavorare, il tempo di arrivare è una mezz'oretta e 6 e mezza fino alle 9, 9 e mezza siamo qua. Tu che lavoro fai? Io lavoro in fabbrica tutti i giorni e tutti i giorni vengo ad allenare, vivo a Grotta Minarda. Certo è dura, intanto già solo il viaggio Grotta Minarda a Serino, sì. Poi lavori in fabbrica, quindi ti alzi presto la mattina. Sì, alle 7. E poi a Penchyball su lì. E poi su lì, sì, con i nostri compagni di sparring e allenamento. Da dove è iniziata questa avventura? Cosa ti ha convinto al mondo del pugilato? Mi sono sempre piaciuti gli sport a combattimento. E mi avvicinai al pugilato e facevo pugilato in un'altra palestra, poi ho scelto il maestro perché comunque mi serviva una marcia in più per diventare un po' passare professionista, che è gennaio. Passerò a professionista. E qual è la marcia in più dell'allenatore di Agostino Cardamone? È un campione di vita e del pugilato, di tutto. Quindi il maestro può dare tanti consigli. Intanto vedo già un baby pugile in azione, pronto a combattere con i guantoni. Lui è bravissimo. Lui chi è? Come ti chiami? Lucio. Lucio, come ti trovi qua? A bordo ring, devi salire per il match. Ma è tuo? No, non è un mio parente, è un piccolo compagno. Una mascotte. Una mascotte della palestra, sì. Okay, ma tu vuoi fare da grande la box? Sarà un grande campione lui. Faccio. Ma di lavoro faccio il meccanico. Ah, quindi proprio vabbè, sei una fan prodigio, già fai il meccanico, aggiusti le auto, tu sì. Non le aggiusto mai. Ah, e che fai? A casa. Ah, a casa. Sì.